15:16, ben ritrovati negli studi di TG 2000, nuovo appuntamento con informazione flash. Continua a diminuire in Italia l'indice di contagio, che si attesta allo 0.85, lo dice il monitoraggio settimanale di Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute. In calo anche i ricoveri. Scende inoltre l'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti, che passa da 64 a 54. Abruzzo, Molise, Bolzano e Trento sono a rischio moderato. 3,4 milioni di italiani ultra cinquantenni sono ancora senza la prima dose di vaccino. Si tratta del 12,3% della popolazione della fascia d'età considerata. Lo dicono i dati del commissariato all'emergenza. Rispetto a una settimana fa, i vaccinati over 50 sono aumentati di 100.000 unità. Oltre la metà delle persone non immunizzate, inoltre, ha fra i 50 e i 59 anni. La richiesta del Green Pass non viola la privacy ed è legittima, lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che ha ribadito la validità delle disposizioni del governo. Il Consiglio ha respinto quanto sostenuto da 4 cittadini non vaccinati, secondo i quali il meccanismo di contenimento dell'epidemia comporterebbe un pregiudizio della riservatezza sanitaria. Confermato quindi l'obbligo per 23 milioni di lavoratori pubblici e privati dal 15 ottobre. Ricorre oggi il 70° anniversario della presenza dell'Italia nell'Alleanza Atlantica. Serve un'alleanza forte militarmente e politicamente. NATO ed Europa sono complementari, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella in visita al comando della NATO di Napoli. Il Capo dello Stato poi ha ricordato l'impegno importante del nostro Paese per l'evacuazione in Afghanistan. Maltempo in Italia, la perturbazione ha raggiunto anche le regioni centro-meridionali. Acquazzoni a Roma, intanto è stato riaperto l'aeroporto milanese di Malpensa, chiuso ieri alle 19 a causa del nubifragio che ha investito il nord della Lombardia. Quest'ultima ondata di cattivo tempo fa salire a 1283 gli eventi straordinari come nubifragi e grandinate che hanno colpito il paese in estate. Sono aumentati del 58% rispetto allo scorso anno, effetti devastanti sulle campagne, dice la Coldiretti. Parte la gara per la cessione del brand Alitalia. La società in amministrazione straordinaria ha pubblicato su diversi quotidiani l'invito agli interessati a presentare offerte. Il prezzo a base di gara è pari a 290 milioni di euro. Le offerte vincolanti per la prima fase dovranno essere presentate entro le 14 del 4 ottobre. Il brand verrà ceduto entro fine dicembre. Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, è stato ricevuto stamattina dal Papa in udienza in Vaticano, come riferisce il bollettino della sala stampa Vaticana. Il cardinale Bassetti, arcivescovo di Perugia, città della Pieve, in mattinata ha quindi aperto i lavori della 3 giorni missione e visione tra Roma e Assisi. Era l'ultima notizia, l'informazione di TG2000 torna alle 18:30. Ci vediamo più tardi.